Buonasera a tutti, benvenuti sul canale YouTube Holos Life, il canale ufficiale del Centro Mosaica di Lido di Camaiore. Orario insolito, le 19, ma non sarà l'ultima volta. Diciamo che questo orario è venuto fuori per necessità, ma è un orario che potremo anche ripetere, tanto abbiamo visto che abbiamo anche un grande pubblico che ci segue. Nei giorni successivi, la mattina successiva e i giorni della settimana. Quindi diciamo che vuole essere una prima volta a quest'ora. Ma forse pensandoci bene, forse l'ho già fatta anche con una persona all'estero a quest'ora, perché appunto per una questione di fuso orario. Con un relatore dell'estero. Comunque, siamo qua in diretta questa sera. Ricordo alle persone che sono qui con noi in questo momento di iscriversi al canale. Se non l'hanno ancora fatto, potranno così interagire con il relatore e fare domande o lasciare commenti. Anche chi segue successivamente, il nostro grande pubblico che ci segue, di fare la stessa cosa e i commenti li andiamo a rileggere anche successivamente. Questa sera siamo qui con un amico che è già stato con noi e che abbiamo il piacere di riaverlo su questo canale, Stefano Pertucci, che andiamo a incontrare come sempre tra 30 secondi. Eccoci Stefano, ma ciao! Ciao Simona, ben ritrovato. Bentornato su questo canale. Per noi è un piacere. Non l'ho detto nella presentazione, dovevamo incontrarci la scorsa settimana, poi problemini tecnici, insomma varie cose, ci hanno portato qui oggi a quest'ora, nell'ora dell'happy hour. Quindi, Lunghissimo. però, un orario che potrebbe essere comodo ancora. Come E no, perché no? quindi diciamo che di necessità virtù, vediamo un po' se riusciamo ad approfittare di questa ora per ripetere poi diciamo che ci siamo trovati che era comodo così e quindi ripeteremo questo orario anche altre Ah, volte. visto che ne parli, evidentemente, giustamente, stabilire poi una politica di avvicinamento a chi ti ascolta è giusto che fare delle riflessioni. Allora ti dico che da parte mia io sarei uno di quelli che tu beccheresti in questa rete, più difficilmente in quella delle 21, Ecco, vedi. per Ma dirtene una. so che qualcuno gradirebbe meglio la mattina, ma la mattina, insomma, per ora la Eh mattina. vabbè, quello sì, dipende da ciascun fatto, Tra dipende. l'altro abbiamo preso a fare piccole dirette su Facebook nel pomeriggio, vediamo un po', insomma. E quindi ecco, siamo qui con Stefano, caro amico, che ha già fatto un paio di dirette su Holos Life con noi e ha fatto un seminario al Centro Mosaica. Stefano si occupa di alchimia ed economia, che ha poi fatto sposare le due cose. Si occupa anche di altre cose, però principalmente ha messo insieme l'alchimia e l'esperienza che ha in alchimia con l'esperienza che ha in economia. Se no, se mi puoi correggere, fallo pure, No, entra no, no, pure. vai, vai, ti ascolto. E ho creato questi percorsi dove praticamente impariamo a gestire a livello alchemico la nostra parte di realizzazione. Poi è chiaro che quando si tratta di alchimia si lavora su tutti i livelli, è così, no? E oltretutto, diciamo che ha scritto anche un'agenda, ha prodotto un'agenda, o ha scritto dei libri, e l'ultima volta ha presentato un'agenda, guardo se ce l'ho ancora. Un pochino alchemico.
Taccuino alchemico. Alchemico, guardavo se ce l'avevo ancora. No, non ce l'ho salvata da mostrare. E poi ha scritto un libro. Ricordi mica il titolo del tuo libro, Ma Stefano? credo che tu tanto ti riferisci a Economia alchemica, Economia alchemica. che è, diciamo, il libro in cui racchiudo un po' quel tratto di cui parlavi, che mi caratterizza. In realtà ci sono tanti altri tratti che mi caratterizzano, che sono poi oggetto di altre mie ricerche, altri libri, altri percorsi di consapevolezza. Nel mio procedere, nella mia vita, produco per me delle autoconoscenze, e queste in qualche modo le condivido. Ho sempre fatto così, per cui mi guardo dietro e trovo libri, videocorsi, cose che ho lasciato dietro, che mi spingono però verso il prossimo. Quindi non c'è una cosa che mi caratterizza, ma ci sono vari attraversamenti che corrispondono ad attraversamenti magari di altre persone che in quel momento della loro vita sono interessate a quel tipo di ricerca. Il tipo di ricerca mia personale che mi sta portando oggi, per esempio, con voi a portare i WikiWiki. Ecco, infatti volevo, scusami, intanto metto l'attenzione, che è così, sul banner che sto passando, perché la prossima settimana iniziano una serie di incontri Zoom con WikiWiki, laboratori di intelligenza reale, agire oltre il tempo e lo spazio. Ah, oh. Ha detto niente, Lo confermiamo. Lo facciamo ogni istante della nostra vita senza saper capitalizzare sia il risultato di questo nostro viaggiare la coscienza tra i vari tempi, diciamo così, e quindi poi di metterlo in attualizzarlo. Però in realtà, se noi non facessimo, se la nostra coscienza non potesse liberarsi da queste catene, di questo labirinto, e muoversi e agire anche, al di là del nostro corpo, della nostra piccola coscienza, no, di veglia, non saremmo vivi. Quindi ti dico sì, come no, lo facciamo già. Il punto è come accade, perché è una domanda che lascerei da parte intanto, no? Ma come accade, cos'è questo fenomeno, come accade e che cosa ce ne puoi fare se accade e se si può fare in modo, se ci va, di farlo accadere noi. Certo. Di pur lasciando le nostre radici, assolutamente questo è importante, di consapevolezza, di essere in questo corpo, in questa stanza, una parte di noi può essere esercitata, addestrata a connettersi a sfere di coscienza che si muovono nell'area del nostro pensiero, nell'area delle nostre emozioni e nell'area delle sensazioni del corpo, su sfere e linguaggi diversi da quelli a cui siamo abituati, ma sono tutti portali che ci connettono a oggetti, eventi, ipotesi, immagini, simboli che hanno a che fare col passato, col nostro passato, col nostro futuro possibile, uno dei vari futuri possibili, con il passato di tutto dell'universo, quindi con le informazioni del cosmo, e nutrimento per la coscienza. Quindi necessariamente queste visite durante il sogno e in tante altre fasi di autoipnosi che noi fortunatamente autoproduciamo, la coscienza può liberarsi quando ci sono gli shock, no, quando c'è una rottura del meccanismo della macchina biologica, finalmente la coscienza, infatti sono i traumi che facilitano questo arieggiare della coscienza, che deve uscire fuori dai limiti per andare a prendere la soluzione altrove, no? Perché sa che lo può fare. Quindi quando c'è un grande dolore, un incidente, uno shock, ma sono condizioni di stato punto zero o dionisiaco, come piace intenderlo a me. Esce fuori dal tempo e dallo spazio. Esatto, in cui si ferma il tempo, sei tu il tempo. Sei tu l'attenzione che crea quel tempo, perché il tempo è uguale, così ci capiamo, emozione. Se tu sai creare quell'emozione, l'emozione è la chiave per creare quel tempo. È come in Matrix, le pallottole si fermano, perché avevi tu la chiave di quel tempo, di quel pensiero.
Così sembra complicata, me ne rendo conto. Io viaggiando tra pratica e consapevolezza talvolta sconfino anche in frasi che sono per il linguaggio animico, quindi che evocano molto, però magari qualcuno, adesso visto che è un'intervista così amichevole e familiare, non vorrei che mi riscaldo con questi temi, no? Perché ha a che fare con l'espansione di noi. Qui non stiamo giocando. Cioè, chi vi propone queste tecniche, queste conoscenze, queste possibilità, lo fa con l'intento amoroso di dare nel mio piccolo una chiave per far sgorgare le opportunità di connessione che la tua anima e ciascuna anima ha in maniera particolare a creare le proprie infinite costellazioni di bellezza. Questo è l'intento che muove. Ho capito una cosa, ha funzionato su di me, la passo. Ma attenzione perché queste cose, soprattutto queste del laboratorio WikiWiki, generalmente sono utilizzate o richieste da persone che hanno profondi attaccamenti, per esempio connettersi con un defunto o connettersi con una persona che sta dall'altra parte per ottenere qualcosa. E agire a distanza, smuovere gli eventi a distanza o nel futuro per creare una condizione egoica, comunque non ci siamo proprio. Le tecniche di cui parlo sono tecniche del cuore, per cui l'accordatura con quella chiave è impossibile trovarla. D'altro canto, infatti ne parleremo perché bisogna saperlo. Così come questo è un viaggiare che è dato dall'adrenalina positiva, data da una forma di gioia, data dallo shock, dal non avere nulla da perdere, il massimo buio, senti la luce. Quella è la frequenza che dobbiamo prendere, no? Questa lì è l'area dove le nostre virtù si aprono e le possibilità, le connessioni con al futuro, ciò che vogliamo. Bisogna solo saper chiedere. Cioè formulare la domanda, cosa che non sappiamo fare, infatti è l'arte per avere la risposta, che è istantanea. Allora, tutto questo è già a nostra portata, ma l'uso che io propongo, per cui tutte queste tecniche, o comunque queste conoscenze che condividerò, sono formulate in questa direzione, è per liberare la tua coscienza, che per me vuol dire liberare i tuoi talenti, che per me vuol dire avere un altro fiore meraviglioso in questo campo che sta rinascendo, con cui fare cose meravigliose, e non certo utilizzare queste tecniche come, come ti dicevo, al contrario, per esempio la CIA, con progetti tipo MK Ultra, non ne parliamo, progetto Gateway. Per ottenere queste cose dalle cavie umane, le ottenevano attraverso lo shock negativo forzato, quindi torture, per capirci, e tante altre tecniche attraverso le quali l'anima, pur di salvarsi, usciva. E non solo l'anima, il corpo astrale, hanno individuato tutta una serie. È stato desecretato 2 anni fa, 3 anni fa, io lo lessi subito. Il progetto Gateway, l'altro è meglio se non lo leggiamo proprio, MK Ultra, perché si produce l'adrenalina negativa che dà gli stessi risultati, ma un centesimo rispetto a quelli che noi possiamo ricevere in adrenalina positiva quando siamo in entusiasmo, quando siamo nel riconoscimento della nostra essenza che si confonde e diventa e siamo l'universo. Questa frequenza di autoconsapevolezza è l'innesco di possibilità creative che si liberano in quel momento in sincronicità. E allora diventa semplice agganciare una pietra, una nuvola, un evento passato e rimodularlo, quindi cambiare il passato è la cosa più semplice in assoluto. Sì, sono Il d'accordo. punto è sostenere i futuri possibili. Una volta che hai lavato le radici del passato e andiamo avanti così, c'è un panorama luminosissimo in mezzo alla distopia necessaria che ci propongono gli ostacolatori, che buia, fa vedere meglio le luci possibili in questo mondo e si stanno accendendo. Questo è il panorama in cui vivo, per cui ogni cosa che faccio, lo faccio sì, per un aspetto economico, perché economia è vita per me.
eco, cioè dire casa, ha a che fare con la vita, nomos vuol dire prendersi cura, quindi c'è anche una bilateralità anche in questa, quindi vuol dire saper vivere e saper metterci di proprio per mantenere l'ordine della vita. C'è tanto in questa parola, c'è poco da dire se uno conosce il senso di queste parole, no? E alchimia altrettanto è vita, perché l'alchimista è colui che non butta niente, come del maiale, diciamo, si dice, l'alchimista non butta via niente, ma niente. E quindi deve trovare una collocazione in questo movimento del divenire apparente che sia sempre più focalizzata in quella che era la fiammella un tempo fa e che adesso è invece un fuoco. Vatti ad avvicinare agli alchimisti, quelli che stanno con quel fuoco. E come l'hanno ricevuto? L'hanno nutrito con una passione che viene da dentro, sì, ma attraverso connessioni esterne, attraverso specchi, perché la pietra, la nuvola, il defunto, la persona lontana o il futuro, sempre tu sei. Quindi devi cercare una connessione o incappi, diciamo, in connessioni che sono sempre e comunque simboliche di una parte di te che si fa conoscere. E quindi tu, nel processo proprio di entanglement, perché di questo stiamo parlando, sì, il passaggio successivo della fusione è l'unità, cioè tu sei quella cosa e lo capisci, lo sai, lo riconosci, e proprio perché lo sei, e lo sei per amore, non perché hai la magia nera e lo stai torturando, ma perché diventi quella cosa, comprendi quello di cui ha bisogno anche da parte tua, e da lì la puoi modulare, perché sei tu, ti automoduli, automodulando questa cosa moduli la pietra e viceversa, o la nuvola. Quindi quando si entra in risonanza d'animo, tu non puoi sbagliare. Il messaggio a livello di consapevolezza, se io voglio condividere un pensiero d'amore con una persona che non riesce a fare pace con me, no? Perché hai le sue cose, non lo so, non si riesce, ma è importante, o perlomeno è importante per me sistemare, io non ho bisogno di parlare necessariamente con quella persona fisica. Io posso, attraversando appunto quello di cui poi scopriremo le tappe dell'avvicinamento all'anima, vedere se l'anima mi accorda un'accordatura, e se me l'accorda poi il lavoro lo faccio io. E quando lui riceve il messaggio, non è detto che l'abbia compreso, capito. L'ha ricevuto, sta viaggiando nel suo etere e può lievitare da un momento all'altro. Quindi per me l'opera è finita. Non ho bisogno che lui poi mi dimostri questo con una telefonata. Guarda caso poi accade. Ma quello è una cosa in più. Perché in realtà da quella dinamica ne può nascere un'altra ben più importante che una telefonata di quella persona, ma un'altra cosa agganciata a quel fatto. Io non lo so, non faccio queste cose per questo. Però se ti muovi così, se mi muovo così, io riesco anche a fare economia, perché non butto via niente. E qui ogni cosa che ciascuno di noi fa con amore non può non tornarti in dono come ricchezza, quella di cui tu hai bisogno. Quindi massima economia. Sì, anche WikiWiki è un discorso economico, è un differenziare i propri stati di coscienza. Vediamo come sta una pietra. La prima cosa che mi ha proprio emozionato, proprio in maniera incredibile, è stata proprio una pietra leccese antica, quella con le muffe nere, anche perché avevo fatto già esperienza con altre pratiche, anche intuitive, no? Di assorbimento dell'essere pietra attraverso i piedi, no? Noi abbiamo i cuti, che sono delle pietre, dei scogli lisci, che sai, col sole, il calore, ci vai a mettere i piedi e ti raccontano l'infinito. Io sentivo un'energia, e le pietre infatti mi danno un'energia incredibile, e poi magari a braccia aperte la condividevo col vento, no? Che mi attraversava, gli ho scoperto il vento che ti trapassa, gli puoi consegnare dei messaggi, e ti puoi far pulire delle cose, e poi incontri il sole, no? E cioè, il dialogo con gli elementi, e siamo noi.
è un ritrovarsi, un riconoscere, non sei mai solo, sì. Ma la pietra a un certo punto, con altre tecniche, ci sono entrata da dentro, senza contatto, ed è stato uno shock per me. Ed era una pietra semplice, antica. Dopodiché ci sono infinite pietre. Ogni pietra è diversa. Vai in una sabbia, in una spiaggia, ogni granello è diverso. E tu là c'è un pezzo di te che, se fai la domanda giusta, questo è il punto, quella folle, quella che non c'entra magari nulla, ti arriva una risposta istantanea, questo è importante, istantanea. Magari non la riceviamo, però quelle che vengono dopo uno o due secondi sono un po' elaborazioni. Qualunque cosa sia, prendila per buona per giocarci, tra virgolette, cioè per credere possibile che quell'immagine, quel simbolo, quell'intuizione che ti è arrivata è una strada per conoscere un'idea di te, una parte di te, o comunque della pietra, del canarino, perché è bello sapere come sta un canarino, no? Quando suona, quando fischietta, perché sta fischiettando? Cioè, noi siamo abituati a sentire il suono che fa questo movimento e ci prende, no? Il passero che canta ci arriva qua, ma non è vero. Cioè, quelle sono le briciole di Pollicino. Noi dobbiamo andare lì e attraverso il suo suono, le sue vibrazioni, facilissimo entrare, e c'è più facile, voglio dire, col suono e accordandosi però alla vibrazione attraverso il cuore, ritrovarsi risucchiati in un animale guida. È semplicissimo, tra virgolette. Ma quando siamo bambini, soprattutto le bambine, le femminucce, no? Perché sembra che stiamo parlando di cose, ma sono le nostre facoltà, sono le nostre, dobbiamo solo veramente cambiare intento nelle cose. Dobbiamo tornare bambini. Quando eravamo bambini, un bambino era totalmente la bambola con cui giocava, o la mamma che teneva quella bambola, o la formichina che cammina. Mia figlia c'aveva in un metro quadrato di giardino, c'aveva un impero, perché poi c'aveva la scuola dei gatti, c'aveva con la pianta, conosceva ogni millimetro, ma perché ogni millimetro era un pezzo suo, perché ci aveva dialogato, c'aveva... Sì, sì, non è veramente incontrato. E questa è l'espansione, no? E poi ti riapri, entri in te, quello che scopri nella pietra te lo riporti, poi ti riapri e puoi comprendere questo mondo così confusivo, così fortunatamente diversificato, incomprensibile, se non col cuore, come dicono in tanti, no, non è una frase perugina, incomprensibile se non col cuore, questa è la verità. L'intelligenza del cuore è l'intelligenza reale. Io faccio la differenza, no? Visto che adesso siamo sommersi di intelligenza artificiale, della quale ovviamente io non dico vada retro, ricordo che l'alchimista non butta via niente. Quindi io però nel frattempo lavoro, e forse lavorerò grazie a qualche cosa, qualche strumento utilizzerò, per adesso nulla, tranne qualche copertina, ho visto delle immagini, quindi è entrato il frutto dell'intelligenza artificiale, è già entrato in qualche immagine che mi ha favorito, l'ho fatta e mi ha, guarda, ho già scoperto attraverso l'esplorazione di altri software non usati, ma per comprenderli con i tutorial, eccetera, ho già percepito chiaramente quanto questi strumenti, da una parte, ci imbottiglieranno totalmente con un certo tipo di stato di coscienza, dall'altra, a me hanno fatto l'effetto contrario, quei pericoli li vedo benissimo, cioè, ma io ho osservato come è riuscita questa roba qui, come specchio dunque, di mio output, il suo output nei miei confronti, mi ha aperto un mondo, ma è un mondo mio. Quindi, perché l'ho creato io grazie al riflesso che lui mi ha dato, ma è mio, decido io cosa farne. E ti posso garantire che sta aprendo molti mondi particolari. Quindi attenzione, intelligenti artificiali, perché l'intelligenza reale, che è quella del cuore, anche in quell'intelligenza artificiale può trovare quella reale, ma quella sempre artificiale rimarrà.
E quindi il reale, con la R maiuscola, che ha a che fare con re, con le regine, cuore, dove sta il re? È questo. Che poi è la sintesi di tante altre nostre parti, assolutamente importantissime. Io dico per prima la pancia, dove risiede la volontà, per capirci, perché sennò il cuore non si attiva, non c'ha un direttore d'orchestra. E il direttore d'orchestra è a sua volta, il più importante è il cuore, ma deve ricevere un ordine universale, che gli viene dal plesso solare, prevalentemente il potere personale, quello universale, si mescolano lì e ci sono guerre nei primi tre chakra, c'è appesantimento perché c'è tanta roba da sbrigliare. Ma una volta che stai nel quarto, queste connessioni, infatti la via stretta tra la terza e la quarta dimensione, tra il terzo e il quarto chakra, è proprio questo. Io credo che sia proprio l'intento con cui tu vuoi andare su. L'intento con cui tu ti vuoi connettere a quelle frequenze. In base a quello, quando ci vai, tornerai carico di doni o meno. Bello. A parte sempre rimando, non so... Non ho capito. Sempre rimbombo... La mia voce che rimbomba, no, non la senti. Oh, non lo so. No, va, bene. No. Va bene, niente, ti dicevo. Capisco che per qualcuno a casa l'idea della pietra possa sembrare difficile identificarsi con una pietra, quindi essere la pietra, e magari quasi inutile. Però io intanto sono una testimone e anch'io l'esercizio della pietra, l'esperienza della pietra l'ho fatta e la faccio, ma come hai detto tu ti apre, ti fa sentire altro, e questo un giorno sei la pietra, un giorno sei una pianta, un giorno sei l'altro, no? È proprio questi canali che si aprono e che fanno sentire niente e tutto, non so come dire, è stupenda questa sensazione. Sì. Ti volevo chiedere, un sacco di esperienze e conoscenze messe a disposizione degli altri, e questo è molto bello, hai strutturato anche questi incontri che si chiamano WikiWiki, agire oltre il tempo e lo spazio. Intanto Wiki è anche velocità, o sbaglio? Brava, brava. È una parola hawaiana. E poi tra l'altro il WikiWiki è un bus hawaiano, di quelli, sai, che si attaccano le persone per volare. Il WikiWiki è un bus a due piani anche, molto colorato. L'idea viene dal fatto che in questo percorso mi avverrò di alcune tecniche, diciamo che utilizzerò prevalentemente tecniche di sciamanesimo hawaiano, che sono più abbordabili, il linguaggio è anche, e sono comunque potentissime nella loro semplicità, efficacissime, e il loro linguaggio è onomatopeico, è molto evocativo, e vedi anche, no, questo titolo WikiWiki, veloce veloce, sì, connetterti istantaneamente a qualcosa, WikiWiki. Sì, sì. No, è un... e ti volevo dire, cosa questi cinque incontri, no? Che cosa puoi un po' spiegare, anche che cosa verrà fatto, come si lavorerà? Capisco che nel linguaggio alchemico si esce un po' dalla logica, quindi però credo mi avverrò intanto non di questo faccione, ma di slide per accompagnare quello che dirò. E le slide avranno parole, immagini che arricchiranno ulteriormente il mio parlare, per fare da una parte un'esperienza mentale, perché poi conduco anche digitalmente queste cose su una sfera energetica che funziona benissimo anche a distanza, a proposito, no? Ci mancherebbe che per me fosse un impedimento
parlare a delle anime attraverso il digitale. No, queste case che apparentemente sono distanti diventano una cosa sola, altrimenti io non riuscirei a parlare. Quindi questo WikiWiki intanto lo facciamo tra di noi. E io cerco di facilitarlo attraverso vari strumenti, tra cui dicevo delle slide che poi lasceremo, eventualmente possono essere. Durante lo svolgimento dei contenuti, e ci sarà, che sono divisi, lo dico così magari già, al di là degli aspetti generali, che sarà il primo incontro per poterci capire, fare esperienze anche molto semplici, perché sono ovviamente, al di là delle slide, infatti nelle slide a un certo punto mi fermo perché c'è una pratica prevista, una piccola meditazione, un'esperienza, cioè sono pratici anche se online, sostanzialmente, capiamoci. Però su una struttura che rende consapevoli, perché noi dobbiamo volere quella frequenza, cioè l'adrenalina positiva non è passiva, bisogna voler agganciare quello che è la scaturigine di un dolore. Dico questo perché è questo il fenomeno più facile da capire. Ho fatto l'esempio prima dello shock, no? Una fiammella non è una fiammella, è una potenza pronta a disposizione, su quella bisogna focalizzarsi, no? Dunque, gli aspetti generali nella prima, per facilitare poi gli step che saranno operativi, proprio connettersi con oggetti, quindi esseri non viventi, oggetti che ci riportano sia artefatti sia naturali, no? Anche paesaggi, anche luoghi. Ci si può connettere anche a eventi, perché gli eventi non sono una sommatoria di elementi a sé stanti. In quel momento sono completamente imbrigliati nei fili di un burattinaio che è l'evento, che è uno spirito col quale puoi parlare. E se tu puoi parlare con lo spirito dell'evento, puoi modulare l'evento, ma ci devi parlare. Come dice Selene Colony Williams, l'evento è un ente, un'entità, uno spirito. Un'entità, assolutamente sì, come un luogo. Dipende da cosa, dove trovi tu la possibilità di comunicare. Io adesso, venendo qui a casa, ho visto passeggiare una donna molto anziana, era buio, campagna, con i fari l'ho visto all'ultimo istante, ed era la sagoma di una donna molto anziana che vive qui e che io sento che è la guardiana del luogo. È un sentire, nel mio mondo, il mondo che abito, lei è la guardiana del luogo, quella buona. Quindi dipende da come ti relazioni, no? con gli spazi dove vivi, perché se no sei separato e piccolo, spaventato sicuramente, o mediocre. Siamo nell'era dell'affrontare il rischio con coraggio per quello che hai nel cuore e fare il passo in quella direzione. Questo è l'esercizio al quale siamo chiamati. Se non lo stiamo capendo, quindi palestra su questo. Quindi sono strumenti non per fare spiritismo, per stare lì ad ammorbarsi su cose dell'altro mondo, ma a prendere strumenti come si prendono dagli animali guida, dagli esseri che siamo sempre noi, del futuro, che hanno tanto da darci. Dobbiamo fare entrare in noi il miglior noi che ci sta aspettando nel futuro. Adesso. Basta. Quindi tutti gli strumenti, che sono questi o quegli altri, fanno parte per me di un percorso personale che attraverso... personalmente vado avanti e lascio dietro i pezzi, nel senso che non sto lì non mi identifico in un percorso di 10 anni fa, sta dentro a quest'altro, sto camminando, no? Quindi non sono uno esperto in niente, perché sto camminando nella mia vita, sto risolvendo la mia vita, nel risolverla metto a disposizione quegli strumenti che io ho assemblato in maniera un po' da, diciamo, alchimista da marciapiede, diciamocelo, e un po' da studioso, da amante della anche teorizzazione dell'arte, della filosofia,
della bellezza sostanzialmente. Quindi io sto in un cammino di affinare i linguaggi. Perché poi questo è, no? Cioè, tu, ti sei connesso, sì, o che fai? Ma che scopri? La prima cosa che scopri è che ti devi fare un linguaggio. Cioè, per aprire quel mondo lì, devi fare un'arca. L'arca in ebraico, tra i suoi significati, è anche questo, il significato di linguaggio. Quindi, che vuol dire? Se il tuo mare è in tempesta, fatti un'arca. E che cos'è l'arca? Se il tuo mare è in tempesta, cerca un nuovo linguaggio, cerca parole nuove. E le parole nuove vengono da sensazioni nuove alle quali tu presti attenzione e fede. Se no non nasce la parola nuova. E allora crei un nuovo mondo. Sono Che può codici, essere. sono codici. Sono codici, esatto, sono frequenze, chiaro. Sono frequenze del cuore, quando li riesci a sintonizzare, le puoi ricreare, le puoi abitare e quindi abitare e espandere. Che non stanno fuori, cioè nel senso che ecco perché è già tutto realizzato. La paura della morte è qualcosa di, come posso dire, a un certo punto diventa quasi un'offesa, perché vuol dire non aver capito la maestria della morte, il dono della morte. Che se non ce ne abbiamo fatto caso, è ogni giorno che ci fa morire e noi non stiamo accettando tante morti. Pensiamo solo alla morte del corpo fisico, che è importantissimo affrontarla esercitando bene tutte le morti che ci sono state già date. Rimaniamo attaccati a pezzi antichi, non riusciamo ad aprire il fuoco del nuovo, no? Perché non sappiamo danzare su un filo con sotto gli abissi, perché questa è la vita. E siamo illusi che la vita giusta, quella realizzata, è quando tutto sarà stabile. C'è tutto il contrario. E tanto proprio perché non possiamo morire, cioè, la cosa più bella è poter danzare la propria danza. E poi scopri che quando sei proprio tu a fare la tua danza, era proprio quella giusta per entrare a danzare con gli altri che hanno la loro, no? Proprio perfettamente. E tutto, e questa è l'economia, eh? Questa è economia, attenzione, questo è il modello della natura, della biodiversità, l'universo funziona così. Quando c'è l'immissione della zizzania c'è una rottura nel circolo aurico dell'energia vitale, c'è una stortura, la mettiamo noi, è stata messa da quello, da quell'altro, poi la vediamo, ma intanto da questo dobbiamo partire, come disinnescare quel virus. Quell'interferenza, quella matrix, perché il processo della vita, con lo sostegno della nostra consapevolezza, della nostra coscienza amorevole, fa tutto da solo. E noi dobbiamo soltanto davvero, come dicevamo prima, forse dietro le quinte, surfare in questo mare che se vedi è tempestoso, sì, ma altrettanto tempestose sono le onde che ti possono fare voli e tu però sai stare nell'ebbrezza del non avere niente sotto. Se non sai stare lì, è chiaro che. Ma tanto è gratis, voglio dire. Non è che cambi quella situazione facendo altro. E invece sapendo soggiacere liberi a maggior forza e miglior natura, scopriamo che quel renderci femminilmente passivi in realtà ci rende intelligenti per scovare quel guizzo che da questo flusso di boom, tira fuori il maschile superiore. Non quello arrabbiato, dominante, ma un maschile creante, no? Quindi c'è questo momento che sembra quasi di, ma in realtà è il terreno su cui poi nasce la nuova idea, quella che ti tira fuori da quel problema. Sono quelle pallottole si sono fermate già, eh? Il problema è già fermato. Bello. Mi viene in mente quando si ferma il tempo, no? Citavi durante uno shock, no? Molte volte capita che persone in un momento, durante un trauma, rivedono tutta la sua vita. Mio padre stesso si è trovato di fronte a un momento scioccante, ha rivisto la sua vita, quindi proprio. Non c'è più il tempo. Come fai a vedere tutta una vita se questa è una frazione di secondo? E invece è proprio così. E ho pensato anche,
quando lo facevano anche un po' gli ipnotisti, no? Quando crei uno shock, magari con un battito di mani così e poi dai un comando, no? Perché il tempo si ferma in quell'istante e quindi quel comando agisce, crea, no? Sì. Ho detto noi. Sì, sì. No, sì, queste istantanee energetiche non le pratico, però forme di ipnosi è proprio anche attraverso il suono, no? No, 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 che fosse la pratica, però è che è una riprova del tempo, no? Non che certo, si... come no? Ma lì poi si esplora alla grande, in varie frequenze della coscienza, che sono vari livelli, diciamo, ipnotici, una parola un po' sulla quale ci dovremmo capire, di connessione con parti della nostra sfera spirituale, va? Poi vanno usate in un certo modo. Io, per esempio, a me piace, siccome utilizzo l'ipnosi, ma sono ipnosi esoteriche, ipnosi analogiche, e si può fare veramente tantissimo, ma lo faccio come esploratore, quindi come, e quindi lo faccio su frequenze in cui l'ipnotizzato, che poi in realtà è totalmente cosciente, e può vedere lui le cose, le sì. Crea lui, io lo accompagno, no? Sì, questo è uno strumento potentissimo. Comunque dicevamo, visto che il tempo, visto, è volato, i capitoli di argomenti, no? Che tratteremo, poi la connessione con i vegetali, altra dimensione straordinaria, eterica, che ci insegna parte di noi, ci insegna, diciamo, stimola, riattiva parte di noi straordinaria, per cui poi magari anche nelle pratiche il saperlo prima, almeno di alcune qualità, può aiutare nel percepire dopo la comunicazione specifica con quella pianta, no? Che hanno i loro poteri, i loro linguaggi, il loro spirito, le piante, no? Dopodiché animali, la penultima, o no, dovrebbe essere, adesso non ricordo, comunque animali, importantissima la connessione agli animali, pieni di potere, pienissimi di potere, per cui qualità infinite a nostra disposizione, che si possono proprio... guarda, nello sciamanesimo tolteco che io utilizzerò, perché poi ci sono, non l'abbiamo detto, ma varie tecniche, no? Anche modernissime, perché i protocolli della CIA li ho visti, sono tecniche che io già utilizzavo, solo che loro li utilizzano in un certo modo. Quindi, insomma, ci sono tante tecniche, molte dello sciamanesimo hawaiano, dicevamo, alcune di quello tolteco. Ti stavo citando quello tolteco per una caratteristica che adesso mi è passata di mente. Gli animali, hai detto gli animali? Sì, animali... allineamento energetico, ah sì, il loro linguaggio molto scientifico dei Tolteghi, infatti per loro l'entanglement, mentre per in hawaiano, nel linguaggio una, l'entanglement viene chiamato kulike, quindi noi impareremo con i wiki queste tecniche, tra cui il kulike, che la farà da padrone, perché si può applicare veramente in tanti modi, quindi entanglement, kulike e... dicevamo, mi sto perdendo perché è come se volessi già cominciare a parlare. Questo problema, Siamo usciti fuori da questo, siamo in questa bolla. Sì, perché mi viene voglia già, vedi, mi viene voglia già di parlare, allora invece di sto nell'indice, no? Poi sì. Si parla, poi connessione con esseri umani, quindi con viventi e non viventi, questo è ovvio. E qui c'è l'area anche delicata di cui facevamo cenno prima, no? Cioè, perché ti vuoi connettere con i defunti? Che lavoro devi fare prima di connetterti? Qual è il tuo intento prima di farlo? Perché gli strumenti che io offro sono di magia bianca, per cui prevedono un filtro enorme a questa cosa, no? E lo stesso anche per i viventi, perché vuoi andare a trovare nella notte quella persona? È turbata, sì, ok, la vuoi andare, ma tu stai a posto, cioè, perché se no è meglio se non vai, no? Per dire... E poi, cosa con cui si conclude una parte molto importante, è la connessione con l'egregore, la connessione con le forme pensiero, perché sono forze che creiamo noi, sono entità che creiamo noi e non sappiamo che le stiamo creando e che ci condizionano. E allora dobbiamo imparare a creare le nostre egregore,
quelle individuali, forme pensiero prevalentemente, e quelle gregore sono riferite più che altro a una forma pensiero collettiva, no? Di ambiente, di luogo, di ambito dove tu ti trovi a operare e riesci a creare un certo tipo di egregora che è un nutriente di quell'ambiente per te e per gli altri. Questo è il modo con cui è il punto d'arrivo di tutta la mia ricerca, che parte dall'alchimia, dalla necessità di avere a che fare con il lato oscuro, quindi l'alchimia inferior, fino all'alchimia superior. O comunque questa è un'arte sciamanica per quanto mi riguarda. Cioè io qui utilizzo quelle che erano le basi iniziali delle mie ricerche, perché andare in quella dimensione di luminosità, che ripeto parte da questa... Io faccio sempre l'esempio di Philippe Petit, scusami, un funambolo che dovremmo conoscere tutti, no? Che faceva le sue imprese incredibili, che richiedevano una centratura assoluta, a centinaia di metri in aria tra due torri gemelle, a camminare su una fune così, e lo faceva sempre sotto stress, a digiuno, che aveva faticato per preparare quella cosa, spaventato che fosse scoperto. Cioè, quella cosa così perfetta, non poteva fare un errore, però la sua condizione dentro era di devastazione fisica, tra virgolette, anche psichica da un certo punto di vista. Ma cos'è che lo teneva in piedi? Cioè, nel centro. Proprio l'aver deflagrato tutto il resto, quell'incenerimento interiore, ti alleggerisce alla fine e scopri che forse hai bisogno solo di bere un po' d'acqua, non di mangiare tantissimo. Se ti è passato l'appetito, forse è anche un buon segno. Bene Stefano, io sono sicura che sarà un lavoro splendido. Si sente che è un lavoro che hai fatto sulla tua pelle, che stai facendo sulla tua pelle, e quindi non può che questa cosa essere una garanzia per il lavoro che è. Okay. E quindi invito le persone a chiedere informazione su questo percorso settimanale, non l'abbiamo detto, sarà il mercoledì, di mercoledì partendo dal 28 febbraio alle 19:30, per 5 settimane sarete con Stefano Petrucci e a lavorare su quello di cui abbiamo parlato. E sarà l'inizio di un lavoro, perché non è che è un lavoro che si conclude all'inizio, oppure ci sono i laboratori in presenza che seguono, ovviamente sì, perché poi dopo lui fa anche altri lavori per chi vuole. Io ho visto quando è venuto qui diverse persone che lo seguono da diverso tempo, ecco, tutti molto contenti, felici, un po' collegati tra loro. Adesso sono andato a Genova e sono scambiati quelli della Lombardia. Sì, sì. Bello questo, lavoro con poche persone, però si connettono anche tra di loro e quindi sono tante alla fine. Poi hai bisogno di un gruppo che parli la tua lingua e che ti ricordi e che... E anche loro che parlino tra di loro. Nei gruppi, in molti gruppi, adesso ne è nato uno molto particolare, dove io non ci sono, però loro sono lì a perfezionare non solo le tecniche, ma soprattutto ad aprirsi, a fare le loro testimonianze, a prendersi cura l'un dell'altro e ad avere interlocutori con cui parlare, come dicevi tu, la stessa lingua. Sì, a ricordarci. Perché a volte le cose sappiamo, le sentiamo, ma spesso diciamo la società fa un po' da demone, no? Fa da avversario, e quindi potresti ritrovarti, l'ha fatto il Cristo, a dimenticarti, no? E quindi persone che ti ricordano, che ti tengano sul percorso. Assolutamente. Infatti facciamo un invito proprio personale. Se ci stai ascoltando, facci un pensierino, perché poi il gruppo di lavoro, credo, generalmente a me come numero piace molto, si attesta sulle 20 persone. Se saremo di meno, che ci stiamo muovendo in ritardo con la comunicazione, ma non un problema.
chi arriverà saranno le persone giuste con le quali mi piacerà iniziare a intessere intanto un'amicizia attraverso la quale canalizzare cose dense, diciamo, dense di potenzialità per noi. Questo è un momento molto particolare, quindi non vorrei che questa, la bellezza di questo nome, WikiWiki, la grafica, il colore, e anche che è quello che io, che mi muove poi, tra l'altro, no? Aspetta, aspetta che lo mostriamo. Sì. Eccolo qua. Ecco, non ci faccia credere che siamo qui per giocare con le cose importanti. Noi vogliamo trovare il modo di, considerandole importanti, di imparare a giocarci con loro. E quindi è un processo, no? Entrare in contatto con me non vuol dire entrare in contatto con una persona che poi è difficile agganciare, perché se no il mio lavoro, il mio modo di procedere non avrebbe molto senso. Quindi il messaggio è, quando propongo questa cosa, il gruppo di lavoro, anche piccolo, è perfetto. Spero che siate il numero giusto, ma quello che è, in ogni caso ci connetteremo su un piano interessante. Grazie Stefano, E grazie a te, grazie a Mosaica sempre per ospitare quest'altra. molto bello, interessante, invito veramente a informarvi per approfondire questi temi. E ricordo al nostro pubblico che ci vediamo lunedì prossimo con la diretta, sì, su questo canale, con, vado a mostrarlo, Raffaele Fiore, il linguaggio degli organi nelle malattie. Quindi ci vediamo lunedì alle 21. Grazie Stefano, grazie a tutti Grazie quanti. Buone cose a tutti. Cose buone e giuste, perché a volte ci immaginiamo cose buone e giuste per tutti. Ciao. a te.